giornata così intensa, così carica di significato, intensa di preghiera e di spiritualità. Abbiamo vissuto veramente un momento e una giornata indimenticabile. Come dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica, dopo circa 96 anni Padre Pio è tornato a Pietrelcina, è tornato presente tramite il suo cuore, che è la reliquia più preziosa che abbiamo avuto. Il cuore che ha palpitato di amore, il cuore che si è fuso con il cuore di Gesù. Ebbene, in questo momento veramente ci raccogliamo un attimo, facciamo un attimo di silenzio, perché vogliamo ricevere tutti insieme questa benedizione con il cuore di Padre Pio, perché il Signore Gesù, per intercessione di questo santo straordinario, formidabile, possa benedire di cuore tutte le nostre famiglie, possa benedire ciascuno di noi, possa benedire questa città di Pietrelcina, possa benedire i giovani, gli anziani, i malati, i sofferenti. Veramente San Pio si possa fare vicino a tutti coloro che hanno bisogno, che hanno necessità della sua protezione e della sua intercessione. E allora veramente raccogliamoci un attimo nel silenzio e ognuno di noi nel silenzio del proprio cuore esprima al Signore Gesù per intercessione di San Pio la sua particolare preghiera, perché veramente Padre Pio possa esaudire. Sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per celebrare la festa di San Pio da Pietrelcina, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pio da Pietrelcina la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Pio da Pietrelcina ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore per la sua Chiesa. E per intercessione di San Pio da Pietrelcina, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questa città, sulle vostre famiglie, su tutti i devoti e fedeli di Padre Pio, e vi rimanga per sempre. Amen.